nel rispetto per la vita di qua. Il nostro amore di Dio potrà tutti in questo campo l'amore lo spirito e ci porta a una nuova vita. Signori, possiamo cominciare a vedere per volte il futuro e questo porterà il suo frutto. E Alessandro. Alessandro. Questo è Alessandro. Abbiamo riconosciuto Alessandro. Alessandro di Roma. Sei sempre caro. È Alessandro, sì. Tutti che sono bassi bassi ma si sentano bene ci dovrebbero prendere. Si parlava di loro. Si parlava di, del cerusico, di Alessandro. Del cerusico. Siamo in una disposizione molto volte qui. Analisi del mondo esterno. È un po' incredibile il apprendimento. Il mondo esterno parla. Il tuo fallimento. Si stava parlando oggi. Bravo. Di queste cose. Sulle mura. E ci hai ascoltato, Alessandro? Siamo preoccupati. Per l'umanità. Molto più fragile sul piano costruttivo, ma molto meno in quello educativo, che di nuovo qui quando sarà sulla preparata. Sono molto preparato in una cosa, ma non quell'altra, come educativo. Ho capito. Una storia di questo genere. Una volta mi portava sempre Francesco. Bravo, anche voluti, ma molto associato, plastici, poco convinto, puntuali, quando si tratta di legge, diventa, magari, sono confuso. Venire con i pari in maganza, non considerarsi degli sforzi davanti, per disinvoltura, ed andare avanti per la vostra strada. Che andare avanti per la vostra. Dopo sentiamo. Sono bassi bassi, bisogna stare zitti, quando parlano. Franco? Sì? Oh, ti ha visto, vai. Sì, sì. Sono qui. Senti, ma ci ha sentito bene Franco. E qui Franco. È testimone di un amore più grande, ha un amore apostolico per tornare alla vita più carica di prima. Che si è ripetuto a lui, ma a guardare a un più tanto. Chiede tanto, ma sa dare anche tanto. Io cerco di entrare proprio nel vostro mondo perché mi sento attirato da voi, dal mondo dello spirito, da Dio. Ma già la mia risposta è l'utile naturale. Non è assolutamente lo spirito. Se tra i due ci sia stata una stessa fetta di simbiosi d'amore. Perfetto simbiosi d'amore, l'altro parlare non l'ho capito. Mio Dio, che scariche che c'è. È sotto l'anno. Mai come in questo frangue si aspetta di essere ascoltato. Le leggi della natura suscitano stupore e meraviglie. Tutte e due hanno la consapevolezza che è una forza soprannaturale.
mano nelle loro armi. Di bella, che perde la vita per ritrovarla più fecondo che mai. Mirella che perde la vita per ritrovarla più fecondo che mai, perché sennò poi non me lo ricordo. Prima ho sentito la voce sua, però. Ha sentito quella vocina? Sì, quella... Era, per me era lei. Sì, sì, sì. Bella, sì. Parlano piano, però. Parlano piano, si parla piano. Fagli qualche domanda. Eva, vi vorrei dire tante cose, Alexander. Non so da quale parte iniziare, ma voi mi conoscete... Ho trovato la via giusta. Hai trovato la via giusta. Sono contento da una parte, ma sono sempre scontento di me stesso e questo mi rende felice, perché non bisogna mai adagiarsi, perché è pericoloso adagiarsi. Il dono dello spirito. Il dono dello spirito. Non sei mai solo, ora me lo ricordo, una cosa. Sì, sì, sì.